abbiamo parlato di tecnologia, uso della tecnologia nella professione, del modo in cui la tecnologia viene utilizzata dai clienti anche, quindi non più solo dagli studi legali. Ecco, quali sono gli scenari che si aprono in questo contesto? Beh, di scenari io non so prevederli tutti, questa è la prima considerazione. Abbiamo una quota di incertezza che dobbiamo accettare. Quello che possiamo fare è cercare di capire meglio le esigenze dei nostri clienti e le esigenze della popolazione dello studio. I nostri clienti incominciano ad utilizzare l'intelligenza artificiale proprio nella funzione legale e quindi noi dobbiamo fare altrettanto per capire le dinamiche e le esigenze dei clienti e anche per permettere a tutte le persone dei nostri team di lavorare al meglio, abbandonando certi lavori routinari che possono essere coperti dall'intelligenza artificiale per dedicarsi alle cose, insomma, più sofisticate. Si chiama knowledge management, non lo inventiamo oggi, ma oggi può essere davvero la rivoluzione di molti studi e di molti, diciamo, team interni del settore legale.